Il gioco d'azzardo è un fenomeno che attraverso la ricerca si può indagare, comprendere e soprattutto curare. Da questo dato di fatto sono partiti i medici del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell'Agenzia Regionale per la Salute, che con un laboratorio rivolto in particolare ai giovani partecipano alla Notte Europea dei Ricercatori. I dati innanzitutto: in 10 anni i soggetti che hanno chiesto di essere aiutati dai CERT liguri sono passati da 116 a 500, segno di una crescita del fenomeno della dipendenza, anche a causa della maggiore offerta di occasioni di gioco dalle videolottery all'online, ma anche di una maggiore capacità delle strutture sanitarie di intercettare un problema che resta purtroppo ancora per buona parte sommerso. Se noi guardiamo ai dati, ai volumi di spesa di gioco, ci rendiamo conto che la spesa pro capite per il gioco d'azzardo è altissima, quindi non è riscontrata nello stesso numero di persone che sono in carico ai servizi. Cosa significa? Che molti giocano senza sviluppare una dipendenza, ma tutti quelli che sviluppano una dipendenza non sono ai servizi, quindi è un po' una punta dell'iceberg. Altri dati mettono in luce come le dipendenze in generale, non solo l'azzardo, siano un fenomeno patologico che interessa principalmente il genere maschile, l'82% dei casi, mentre oltre la metà dei pazienti in cura appartiene ad una fascia di età sopra i 50 anni, anche se negli ultimi anni sempre più giovani cadono nella rete. I fattori scatenanti una dipendenza possono essere sia esterni all'individuo, uno su tutti il contesto sociale e la situazione socio-economica, ma anche interni, biologici, e proprio su questi punta la componente tecnologica degli strumenti di gioco. Noi sappiamo ad esempio che le slot machine sono costruite con una serie di caratteristiche che vanno a inibire determinati recettori che potrebbero far smettere di giocare e vanno invece a compensarne altri che chiedono di giocare ancora. Quindi in questo senso la scienza sa quali sono i meccanismi che l'azzardo fa innescare nel cervello e chiaramente va a lavorare su quello. Una delle sfide della ricerca sarà quello di trovare soluzioni per risolvere i problemi, in questo caso la dipendenza dal gioco d'azzardo, partendo però dalla presa di coscienza del problema da parte dell'individuo, che non deve essere lasciato solo nel portare avanti la sua battaglia. La prima cosa che è importante è l'accesso della persona al servizio, quindi è già una presa di coscienza di avere un problema, che noi sappiamo quando si tratta di ludopatico spesso è un problema che riguarda l'indebitamento.